Voi sempre. Allora, mister, forse non sono questi i campi su cui il Verona deve cercare punti salvezza, però pronti via, subito condannati da un episodio, una perla da parte di Dybala ha cambiato tutti i piani. Sì, che potrebbe anche essere una punizione non data, perché probabilmente non c'era neanche, però il grande campione poi è chiaro che tira via qualcuno, se prende la porta un giocatore fantastico. Ma quelli non potevamo farci niente noi, cioè, non potevi avere una discussione di cosa fai. Poi invece sul secondo gol probabilmente potevamo essere molto più attenti, questo è quello che devo dire io. E magari se la partita finiva 1-0 al primo tempo, la Juve poteva faticare un po' di più a risolvere il problema. Ecco, qualche suo giocatore si è lamentato anche sulla seconda punizione. Sì, non c'erano, no, non c'erano. Le punizioni non c'erano tutte e due, ma poi ci sta, non è che tu devi. La Juventus ha avuto 5-6, magari ha rallentato anche quella alla fine, non ha avuto più quella veemenza di poter dire, perché se faceva 1-1 poi la veemenza della Juve era diversa, probabilmente. Però gli episodi sono stati sì, non sono stati, stati determinanti perché non c'erano le punizioni, però è chiaro che sul primo gol niente da dire, sul secondo gol noi possiamo migliorare perché non Bonucci non può staccare da solo libero al terzo tempo, quindi il problema è proprio logico di attenzione solo lì. Domenica sfida fondamentale. Comincia campionato, no, comincia campionato per noi sì, perché intanto cominciamo a recuperare i giocatori, perché Verona non può giocarsela forse neanche al completo, ma un po' messo di concedere 5-6 giocatori alla Juventus in questo momento qua, no? Quindi diciamo che anche quello è un dato di fatto importante, però il giocatore ha già fatto esperienza, ha visto come si è tignosi per poter portare a casa il risultato, come si è attenti, come si è aggressivi, classicamente parlando, e questo mi sembra che i vecchi giocatori della Juve, che comunque io, hanno insegnato bene il compito agli altri, quindi mi sembra che la Juve sia sulla buona strada. Quali sono le sue sensazioni dopo un mese sulla panchina del Verona? Sono sempre ottime, per noi dobbiamo fare il calcolo delle visioni sul nostro, dal nostro punto di vista, cioè guardare la partita del Sassuolo, dell'Empoli, dove abbiamo affrontato con sfortuna, per quello che concentra il risultato finale, ma con molto impegno e molta attenzione. Sono quelli che devono darci la convinzione che possiamo lavorare bene e toglierci le situazioni per la salvezza, lottare per la salvezza. Non sono certo le partite della Juventus che possono dirti la tua qualità, perché qui c'è un discorso diverso. Ho parlato dei vecchi giocatori, Buffone come il Buonvino. Sì, 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 però Buffone come il Buonvino, cioè due parate ha fatto, una che è fuori gioco, vabbè, un Maradona in porta, quindi quello dice tutto quello che di buono, a parte essere anche uomini poi alla fine. Anche Tony rientra, recuperate per domenica? Spero di recuperare tutti i giocatori per domenica, non manca solo lui, mancava diversi giocatori oggi, quindi comunque merita l'evento perché insomma, niente da dire. Grazie mister.